E allora ben trovata con noi a Lucia Giusti, la nostra influencer che ogni giovedì ci porta all'interno del fantastico mondo della moda. Ciao. Come abbiamo fatto nella scorsa settimana, partiamo da un sondaggio che hai proposto ai tuoi follower per l'argomento di oggi. Esatto, anche lunedì è andato in onda, diciamo, il sondaggio sulle mie storie di Instagram e vedete, questa volta per pochissimo Armocromia è stata battuta da 5 errori di stile che si commettono. Beh, anche Armocromia, insomma, era... Ma infatti ci torneremo. Io lo riproporrò perché ci credo tanto. Convinci i tuoi follower. È stato un testa a testa fino alla fine, poi gli ultimi voti hanno fatto vincere 5 errori di stile, che è comunque un bellissimo argomento, insomma. Ecco, perché insomma dagli errori si può imparare tanto. Sì, assolutamente. Allora Lucia, quali sono questi errori? Allora, io ho fatto come al solito la mia top 5, che così insomma è anche più facile appunto da spiegarvi. Sì. E vediamo la prima immagine davvero... Per quanto riguarda lo stile, terribile, allora, gli uomini a casa non saranno d'accordo, perché è sicuramente una bella ragazza, però io lo dico sempre. Che cosa ha sbagliato? Ha sbagliato tanto, perché i leggings non sono pantaloni, i leggings sono calze, quindi vedete che infatti questo è un leggings molto trasparente e per quanto le stia bene, perché ha sicuramente un bel fisico, questo non perdona, la moda non gli interessa il fisico. Quindi magari in caso mettiamo qualcosa di over. Qualcosa di lungo sopra, esatto, il leggings è un pantacalza, diciamo, comodissimo, però appunto va messo con maglie un po' lunghe, perché appunto non è un pantalone, non nasce per essere portato con cose corte come in questo caso, e quindi poi si rischia veramente che si veda l'intimo, che sia trasparente, diciamo, non è sicuramente molto elegante, anche se uno può dire però è un bel vedere, però non lo è per quanto riguarda la moda, quindi bocciatissimo. I leggings non sono pantaloni, assolutamente. E allora, quindi andiamo avanti sulla prossima immagine che ci propone la regia per il secondo errore di stile da evitare. Allora, il secondo errore di stile è un pochino più sottile da notare. Io voglio parlare della ragazza con il cappottino fucsia, bellissimo, carinissima, però c'è un errore fondamentale. Il cappotto non può mai essere più corto del vestito che si indossa. Questo ovviamente, se fosse stata una giacca andava bene, ma si tratta in questo caso di un trench cappotto, quindi no, il cappotto deve essere sempre o uguale o leggermente più lungo dell'abito che si indossa, altrimenti è un errore. Infatti in questo caso, come vedete, è un errore, infatti le proporzioni non sono, cioè secondo me non dona, non le sta bene, erano belli i colori, erano belli i capi presi singolarmente, ma questo fatto che il cappotto sia più corto dell'abito secondo me è penalizzante, quindi ricordatevi, bocciata. Bocciato o giacca corta, oppure se si indossa un cappotto deve essere uguale o più lungo del vestito che si indossa. Bene, quindi secondo errore, passiamo. Bocciamo anche la terza, stamani siamo spietati. Dobbiamo trovare anche una grafica con la X rossa la prossima volta. Sì, esatto, le volevo quasi fare, poi sembravo troppo cattiva. Ok, ho evitato. Aspettiamo con il conforto della regia di prendere anche il terzo errore da evitare. Non so, ecco, forse sono rimasti sconvolti da questi errori. Sconvolti non riescono ad andare avanti. E non ci sono altre immagini. Regia... Ci date lumi su quello che sta succedendo? Ok, comunque io intanto avevo in serbo, insomma, qua dalla nostra... Ma guarda, penso che il terzo errore lo posso fare io oggi, okay. Perché era... No. Sì, mi sembra che il terzo fosse... I loghi, infatti okay. Sono logata io. Hai dei loghi? Sì, sì, okay. Perché io predico bene ma razzolo male, e ecco. Quindi i loghi sono belli, vanno indossati, ma attenzione a non esagerare perché fa un po' cafone, dai, troppi okay. Loghi, troppa ostentazione, lo dico con una maglia logata. Troppi loghi messi insieme, sì, diciamo troppi così. Loghi messi insieme non stanno mai bene. Ora c'è un po' questa tendenza della moda a fare tanti loghi su abiti, borse, eccetera, però ecco, vanno un po' dosati, se si mette come ad esempio io oggi una maglietta con i loghi, evitiamo altri loghi addosso. Allora, visto che appunto easy. Con Lucia prima della puntata ci confrontiamo sempre, se abbiamo qualche problema in regia, non so se riusciamo a far vedere l'altro errore, io l'avevo salvato qua ed è una camicia decisamente un po' strettina, troppo stretta. E anche infatti sbagliare la taglia delle cose sia in grande che in piccolo è sempre brutto. Ecco, adesso lo vediamo in piccolo, però è decisamente piccola anche lei. Intanto allora, sicuramente le camicie con i bottoni che tirano sono terribili, proprio da vedere, ma mai tra l'altro, insomma, anche negli uomini, devo dire. Ma certo, noi ci occupiamo sempre di moda femminile.
femminile. Anche negli uomini. Guarda, meglio a quel punto tenerla slacciata e mettere sotto una t-shirt, così si evita l'effetto appunto bottone che sta per saltare. Però devo dire che in questo periodo, con la moda oversize che va tanto di moda, bisogna anche stare attenti a non fare l'errore contrario, cioè a mettersi cose enormi che fanno un effetto. Mia mamma mi dice Fievel, il topolino, quello che sbarcava in America, che aveva quei vestitoni larghi. Ecco, un po' l'effetto può essere quello, nel senso che le cose oversize esistono ma sono fatte apposta, quindi sono oversize dove serve, ma in alcuni punti sono precise, tipo nelle spalle, eccetera. Quindi okay, evitiamo di fare un oversize troppo eccessivo, perché poi si rischia veramente l'effetto. Allora, brutto. E l'ultimo errore di stile, sì? Correggimi se sbaglio, Lucia, adesso provo sempre ad aiutare la nostra regia con appunto il mio laptop, che per fortuna insomma ogni tanto serve a qualcosa, lo porto sempre. Allora sì, questa ragazza adesso che ci sembra ben vestita, ora forse vedendo l'immagine piccola non si capisce, sì, tanto, no. Io l'ho scelta perché secondo me lei ha rovinato un outfit perfetto con la calza color carne, che è proprio, guarda, ecco, se mi inquadro lo faccio vedere, forse proprio se X gigante. Se lo lascio a te, mantenendo le distanze, vediamo se riusciamo a farlo vedere meglio. Io sto cadendo? Beh. Allora, assolutamente no, calza color carne no. Allora, io sono proprio nemica delle calze, spesso vengo anche un po' presa in giro dalle mie amiche perché mi dicono che ho le gambe tipo a termiche, perché anche a gennaio con la neve io gamba nuda. Però sì, le calze dipende. Allora, ci sono anche belle calze lavorate, ultimamente vanno di moda anche quelle con i vari loghi, attenti però. Però ecco, la calza color carne così, che proprio fa la gamba che sembra di legno, perché è un po' lucida, poi il colore sbagliato, proprio assolutamente no. Allora a quel punto è meglio se mettiamo uno stivale. Sì, un po' vecchio stile, devo dire. Sì, un po' nonnina, dai, col gambaletto color carne, no. Quindi, no, ma anche a chi è in là con gli anni, ma comunque non vuole sentirsi, diciamo. No, assolutamente, allora meglio una bella calza colorata, lavorata, un pizzo, una cosa così, allora si può veramente salvare l'outfit anche d'inverno senza però appunto rovinarlo come questo, così no. Calze color carne, grazie, no. Grazie, quindi Lucia, mi riprendo il computer, non ti vorrei, ecco, dar fastidio, ma ricordiamo sinteticamente 5 errori di stile da evitare che abbiamo ripercorso con te oggi. Allora, abbiamo detto, partendo dall'ultimo, no alle calze color carne, attenti alle taglie, quindi che la taglia sia giusta anche quando si fa l'oversize. E poi abbiamo detto niente stampe, troppi loghi combinati, assolutamente evitare. Il cappotto deve essere sempre un pochino più lungo, uguale al vestito che indossiamo, quindi attenti alle proporzioni, alle misure. E poi il leggings trasparente. Il leggings come pantalone, no, mai, sempre leggings con sopra qualcosa di un pochino più lungo, una maxi felpa, una maxi maglietta, e lo possiamo indossare tranquillamente, non sono contraria, le leggings mi piacciono, ma vanno saputi indossare. Grazie, grazie a Lucia Giusti, anche con qualche problema che abbiamo avuto, ma siamo in diretta. E il bello della diretta, no? La nostra Lucia è bravissima, come sempre, noi ci ritroviamo con lei la prossima settimana e con voi invece tra pochissimo. Rimanete sempre collegati con Spunti e Spuntini, perché abbiamo ancora tante cose da dirci prima della fine di questa puntata.